Ciao a tutti, nel video di oggi andiamo a vedere se è possibile sistemare un danno del genere su un sedile in pelle. È un danno al limite del riparabile, ma il cliente non voleva sostituire il pezzo, quindi mi toccherà fare un miracolo. Il preparatore 2.0, tutorial carrozzeria e sistemi di verniciatura. Se ti piace quello che vedi, iscriviti al mio canale e attiva la campanellina delle notifiche, in modo da non perderti nessuno dei miei video. Prima di partire con la riparazione dobbiamo sgrassare il sedile nelle zone che dobbiamo verniciare. Partiamo a stuccare con lo stucco per la pelle. Su un danno del genere dobbiamo dare almeno 3 rasate di stucco. Ogni rasata di stucco che diamo la dobbiamo asciugare con il phon a circa 70 gradi. Comunque è un po' come preparare e verniciare un'auto, perché abbiamo lo stucco, il fondo, la base, cioè il colore, e il trasparente. Carteggiamo lo stucco con abrasivo P320. Bisogna stare attenti quando si lavora sulle cuciture perché si potrebbero strappare. Finiamo di carteggiare con abrasivo P600.
isoliamo le parti che non si vogliono verniciare. Applichiamo una mano di primer per la pelle e possiamo forzare l'asciugatura con un phon a circa 70 gradi. Spruzziamo una mano di fondo riempitivo e anche qua possiamo forzare l'asciugatura con un phon. Carteggiamo il fondo con un abrasivo P600. Spruzziamo una mano unica di base con la mini jet con ugello da 1. Asciughiamo un minuto a 70 gradi. Ora con un aerografo ugello 1 e 3 abbassiamo al minimo l'aria e proviamo a fare la trame della pelle. Infine applichiamo due mani di trasparente. Il danno era troppo grosso per poter effettuare una riparazione a regola d'arte. Diciamo che l'uomo della strada non vede.